Buongiorno ragazze, allora sono stata poco fa da Lidl e volevo farvi vedere le cosine che ho preso perché ci sono soprattutto una linea appunto vegana che c'è adesso in questo periodo, insomma la Lidl è uscita ieri se non sbaglio, il 12 di maggio e niente, ve lo faccio presente nel caso dovesse interessarvi e poi volevo farvi vedere un po' le cosine che ho preso. Non ho fatto una spesa grandissima, sono veramente pochissime cose perché non mi serviva niente di particolare, però mi trovavo lì, insomma, ho detto dai, facciamoci un giretto. Allora, c'è appunto questa linea qua che si chiama I Love Veg. Sono col telefono, quindi non so come si veda, sinceramente. E aveva un sacco di cose, ma veramente tanta tanta scelta. C'erano gli affettati, le polpette, le cotolette, gli hamburger, i wurstel. Allora io ne ho approfittato non perché io sia vegana, ma neanche il mio ragazzo lo è. Però appunto queste cose qua mi incuriosiscono anche per provarle. Poi il mio ragazzo non ama particolarmente la carne, quindi insomma per lui va benissimo. E ho preso le polpettine vegetariane, come vedete, sono 180 grammi. E magari vi dico anche i prezzi se non faccio un video troppo incasinato. Allora, 2,99 euro. Hanno anche dei prezzi abbastanza, insomma, bassi comunque rispetto a quelli che si trovano in giro. Poi questo hamburger sempre vegetariano, sono 150 grammi. Niente, insomma, anche questo qua lo proveremo. L'hamburger l'ho pagato 2,79 euro. Poi, appunto, sempre di questa linea ho preso i wurstel, questi qua. Sono 160 grammi, sono 4 wurstelini e li ho pagati. Tutto qua, 2,89 euro. Tutti comunque questi prodotti venivano meno di 3 euro. Poi ho voluto prendere questo qui, fette vegane stile affumicato, che dovrebbe essere una specie di formaggio riprodotto in stile vegano. E questi li ho pagati 1,99 euro. Sono un bel po' di fette, sono 2, 4, 6, 8 fette. E poi, non mi ricordo, sì, avevo preso anche il, se lo recupero, il tofu affumicato. A me il tofu non piace, però l'ho sempre preso al naturale. Questo qui affumicato è magari un po' più saporito, ma oddio, non è che mi faccia impazzire, però il mio ragazzo piace, l'ho preso per lui. Sono 175 grammi, amore. Infatti è arrivato anche il pelosetto. Mao, lo sai che la mamma non vuole che vai sul tavolo? Tofu 2,49 euro, guardate. Là c'è l'altro. Dove va il Simba? Vabbè, torniamo a noi. Poi ho preso i peperoni, questo tris di peperoni con uno verde, uno giallo e uno rosso. Probabilmente li farò stasera in padella o anche con qualche risotto, ora vediamo. E i peperoni misti 1,69 euro. Poi ho preso questi due yogurt che sono, ora non so dove sto registrando. Questi yogurt qua, creamy yogurt, sono buonissimi, ve li consiglio. E a parte che costano pochissimo, costano 0,39, sono veramente cremosi, sembrano una mousse proprio, un dessert, veramente buoni. Questo qui al caffè e l'altro al caramello, poi c'è anche al cacao, alla stracciatella, ci sono altri gusti. Poi ho preso questa polpa di pomodoro biologica, non mi serviva in realtà, però era biologica, ho detto ma insomma proviamola, quindi questa qui ha anche la certificazione qua, non si vedrà nulla, vabbè. Ho preso il mascara, il mascara a volume della Sien. Ah, non vi ho detto la polpa. La polpa l'ho pagata 0,49. Poi ho preso appunto il mascara volumizzante, volume mascara della Sien, perché ne ho sentito parlare benissimo e mi incuriosiva. Poi il prezzo è veramente irrisorio. L'ho pagato 2,49 euro. E vi farò sapere insomma cosa ne penso più avanti, quando lo provo. Poi ho preso un bretzel che me lo mangio ora per merenda, ma questi qua insomma penso che li conosciate, mi piacciono tantissimo, sono strabuoni. E ultima cosa, un po' di carote, insomma carote normali. Allora il bretzel 0,45 e le carote 0,51, e ho preso 2-4 carote e magari faccio appunto un po' di verdure stasera. E basta ragazze, questa qua è tutta la mia mini spesa che ho fatto alla Lidl, niente di particolare, però volevo appunto segnalarvi questa linea qua,
magari c'è qualcuno che è interessato, che è vegano, che vuole insomma provare queste cose, e anche perché i prezzi sono veramente buoni. E niente, vi mando un bacione. Ciao!